In queste settimane avete incontrato i tecnici per illustrare loro i contenuti del piano di governo del territorio. Perché questa scelta? Beh, per rendere possibile una migliore comprensione di quanto adottato dal Consiglio Comunale, riteniamo che i tecnici ovviamente svolgano una sorta di funzione di mediazione tra la norma adottata e poi approvata dal Consiglio Comunale e le esigenze dei cittadini. Per cui, quale metodo migliore perché il tutto potesse essere ottenuto? L'architetto Tosetti, il redattore del piano, e l'architetto Locatelli insieme a me hanno evidentemente partecipato agli incontri. Direi che sono nate osservazioni puntuali e interessanti che molto probabilmente porteranno a un miglioramento di quanto già adottato in termini di miglioramento della norma. Questo grazie all'attenzione che i tecnici hanno dedicato alla lettura dei documenti e ai suggerimenti e al confronto anche serrato che c'è stato in occasione di questi incontri. Quindi un evidente ringraziamento a chi ha partecipato e un invito a chi non l'ha fatto a essere pronto a essere con noi anche dopo che sarà scaduto il termine per presentare le osservazioni, perché faremo appunto un'ulteriore ricognizione tutti quanti insieme per ottenere i risultati migliori possibili. Ci sarà anche un'assemblea pubblica aperta a tutti i cittadini, come chiede da tempo il gruppo di minoranza Clusone 24023. Sì, ritengo che il sindaco sia sulla partita e che al momento opportuno possa anche dare corso a questa richiesta. Per quanto riguarda l'area di mia competenza, e quindi nello specifico in questa fase il piano di governo del territorio, direi che il migliore incontro con la popolazione c'è stato già in occasione del Consiglio Comunale che è durato parecchie ore, che ha visto tutti quanti noi impegnati nel comunicare nel modo migliore possibile le scelte che avevamo effettuato. Se l'esigenza manifestata dai consiglieri di minoranza è quella di avere un incontro con la popolazione con interlocuzione serrata, penso che il sindaco potrà tranquillamente procedere a convocare un'assemblea di questo tipo. Facciamo il punto sull'iter dello strumento urbanistico. Quando scade il termine per la presentazione delle osservazioni e quando pensate che il PGT possa tornare in aula per l'approvazione definitiva? 14 di marzo scade il termine per la presentazione delle osservazioni da parte dei cittadini o degli aventi diritto a farlo. Dopodiché rimane il tempo per le controdeduzioni e quindi in base al numero di osservazioni che perverranno questo tempo sarà più o meno ristretto. Appena possibile torneremo in aula. Evidentemente ci saranno dei passaggi perché i consiglieri, soprattutto quelli componenti la Commissione Governo del Territorio, possano meglio comprendere quanto di nuovo evidenziato attraverso le osservazioni e poi si andrà in aula. Io penso entro aprile di portare all'attenzione del Consiglio il documento completo.